Ragazzi, domani sera, ore 21:30, live, come il cascio sui maccheroni, le 21:30, live, processo Prisma, con Effenberg, l'avvocato Pierre, e se ce la fa anche Alessandro G. Non commento le bugie di un personaggio che non è credibile nemmeno davanti ai genitori, pensa se è credibile davanti alla gente, quindi non voglio commentare. Purtroppo mi hanno detto che sono stati... lui mette di mezzo anche i bambini, ha messo di mezzo dei bambini, e sono vicino a quella persona, perché se l'avesse detto a me mi sarei arrabbiato molto. Quindi mettere in mezzo mogli, bambini, fratelli, è una scheggia impazzita. Quello lì, quello è da ricovero immediato. Questo è un gobbo e fa finta di essere un tifoso della Juve. Per quello che riguarda poi te, caro Unticchio, il signor Frantoio, io ti voglio dedicare questo video, perché l'antitrust gli ha detto che è tutto a posto, quindi i conti li hanno controllati e sono tutti a posto, quindi vuoi continuare a lottare contro i mulini a vento? Lo sai qual è la cosa grave, un ticchio, che poi dopo alla fine vedremo come fate voi con meno 200 milioni a fare questo mercato faraonico. Vedremo come farete a fare questo mercato faraonico, perché per voi le leggi non esistono, questo ormai lo sappiamo tutti, però sai come un processino una volta, un patteggiamento un'altra, e poi alla fine ci si rimane male, perché non sempre trovi Gravina che ti salva il culo. Il problema tuo e di altri due canali del Milan, che tra l'altro che davano Zigze e Conte al Milan, penso mi sono informati, lo davano per certo, infatti ho visto mi sono arrivati Conte e Zigze. Il problema è che voi avete scoperto, ragazzi, e ve l'hanno già detto, ma lo volevo dire anch'io con tutto il cuore, voi avete scoperto che te che sei della Juve, ti hai scoperto che parlare dell'Inter ti fa fare più visual che parlare della Juve. Quelli del Milan hanno scoperto che parlare dell'Inter è molto più remunerativo rispetto a parlare della loro squadra, del Milan. Pensa, ma ragazzi, ma mettetevi la maglietta nera azzurra, buffai prima. Cioè, ma voi siete interisti e non lo sapete. E questo è il problema. Voi siete interisti e non lo sapete. Voi avete a cuore l'Inter perché tutti i giorni parlate dell'Inter. Voi siete ossessionati dall'Inter. Ma perché fate outing? Non c'è nulla di male, ormai è un mondo aperto a 360 gradi, dalla sessualità alla fede, è giusto che uno faccia outing, non c'è nulla di male, siamo tutti uguali. Se ti vuoi convertire, ti vuoi purificare, un ticchio, non ci sono problemi, ti diamo l'ostia purificativa che ti purifica. Di cosa parlerai ora, un ticchio? Di cosa parlerai? Lionel Rock e Okatri, di cosa ragioni ora? Te e quell'altro lì che fa il bandito, che fa quell'altro? Più che un bandito, a me quello lì mi sembra uno spazzino, con tutto il rispetto per gli spazzini. Perché io l'estate l'ho fatto lo spazzino da ragazzetto, andai a dare una mano mentre studiavo. Cioè, io ho fatto da ragazzino, andavo al lavoro, non c'è nulla di male. Di cosa ragionate ora voi? Cosa ragionate? Perché ora se continuate a parlare delle irregolarità dell'Inter vi prendono per malati di mente anche quelli che vi danno le visual, ve ne rendete conto? Ascolta un ticchio domani sera, ascolta una live per Benino, prendi appunto, perché parliamo del tuo processo Prisma, parliamo delle conferme di reato che ci sono state, che poi dopo bisogna vedere se verranno confermate al processo, ma ipotesi di reato confermate, diciamola giusta, perché sennò potrei essere attaccato. Ipotesi di reato confermate, caro Unticchio, parleremo anche della signora che non voleva firmare il bilancio, che si è dimessa, parleremo di un CDA che si è dimesso tutto, che davanti ai PM rilascia delle dichiarazioni forti, importanti, che erano prestati per firmare un bilancio che non stava né in cielo e che né in terra. Parleremo di Deloitte, che nonostante la Juve avesse pagato profumatamente, la Deloitte diceva: ragazzi, qui non ci siamo, siete matti con questo bilancio, dove volete andare? Parleremo di tutto, un ticchio, non ti preoccupare, perché fino a prova contraria. Nei tribunali, e tu ci sei te,
fino a prova contraria. In caserma ti sei consegnato te con il patteggiamento, non noi. Ciao Inter.